Sono Matteo Mancini, coordinatore del progetto NaturKosovo, iniziativa promossa e finanziata dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo con il supporto dell'Ambasciata d'Italia a Pristina e implementata da un consorzio di organizzazioni italiane e kosovare coordinate da Volontari nel Mondo RTM e CELIM Milano. L'obiettivo del progetto è di sviluppare il turismo sostenibile nel Paese attraverso la promozione, la valorizzazione e il consolidamento del sentiero della Via Dinarica nel Paese, sentiero che attraversa il Parco delle Montagne Maledette e i territori della municipalità di Peja, Dečan e Junik. Jam Raif Zhikoli, jam pjesë e stafit të Qelim Milan Kosovës, po ashtu jam edhe ekspert në shenzimin dhe markimin e shtizjeve, jam pjesë e komisionit në Federatën Bjeshkatare Alpiniste të Kosovës. Sot kemi filluar fazën e partë të shenzimit të shtizjeve në pjesën e Kosovës të shtegu të Via Dinarikës, që ka gjatësi për 120 km, që i përfshin tri komunat e Kosovës, Pejen, Deçanin dhe Junikun. Sot kemi formuar 6 ekipe që jemi në teren. Do me thonë, janë 6 grupe me nga 4 persona të përfshirë në këto grupe, janë edhe ekspertët italian të Federatës Bjeshkatare Alpiniste të Italisë. Sono Alessio Piccioli, presidente della struttura operativa Sentiere e Cartografia del Club Alpino Italiano. Il CAI ben volentieri ha aderito al progetto NaturKosovo, mettendo a disposizione e condividendo la decennale esperienza nel campo della manutenzione dei sentieri. Dall'inizio del progetto si sono svolte 5 missioni, durante le quali i soci e le socie del Club Alpino Italiano si sono recate in Kosovo per svolgere attività di pianificazione, di ricognizione e di manutenzione. Le missioni sono state un'occasione per condividere con le realtà locali che si occupano di sentieristica gli argomenti che riguardano il recupero della Via Dinarica.